psicologi e psicoterapeuti, organizzare il tempo in questa convivenza dilatata e prolungata è qualcosa, una sfida significativa, ma che può avere anche un risvolto positivo se si riescono a trovare dei momenti speciali che non avremmo magari vissuto, ma che ora questo tempo che abbiamo a disposizione ci permette di sfruttare. Quello che voglio fare oggi, anche seguendo il consiglio della psicologa Silvia Veggetti Finzi, che mi ha detto di cercare di organizzare qualcosa di memorabile, è una sfida a ostacoli, però fatta all'interno dell'appartamento, quindi quello che normalmente si sarebbe fatto forse con più agio all'interno di un parco, lo organizzeremo qui tra salotto e camera da letto, sfruttando cuscini, sedie, tavoli, coperte e giocattoli. Ecco come. Allora, nei corridoi abbiamo messo dei cuscini che sono palle di fuoco da saltare, le scarpe sono dei perfetti ostacoli per fare uno slalom. Su, slalom, slalom! Seduti in culo! 1, 2! Sotto! 1, 2! 1, 2! 1, 2! Bravi! Saltare gli animali! Forza, senza toccarli! Su! Attenzione! Vai! Potrebbero andare avanti per ore, fatelo anche voi.